Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a riciclare la cera delle vecchie candele, andiamo a sperimentare con la cera. Io è già da una settimana che gioco un po' con la cera, che sperimento, che creo cose per prenderci un po' la mano. Le cose semplici sono davvero molto molto semplici da realizzare. Quelle un po' più particolari ho dovuto sperimentare un po' di più perché non mi sono riuscite subito. Il mio progetto era appunto di realizzare una candela speciale, una candela particolare, e per riuscirci ho dovuto fare diversi tentativi. Ho cominciato creando questa, che non è appunto venuta esattamente come volevo. In questa qui ho semplicemente tagliato delle candele a pezzi e buttate nello stampo e poi ho finito di riempire lo stampo con la cera bianca, ma come vedete non è venuta come volevo io, pensavo venisse un po' più colorata, un po' più divertente. Con la seconda candela invece speravo di renderla un po' più carina, con dei glitter e con dei cuoricini di cera che purtroppo non posso più farvi vedere, ma che vi ho mostrato sul mio profilo Instagram e che ho nascosto all'interno della candela, ma che come vedete appunto non si vedono più, quindi anche qui ho sbagliato qualcosina. Il terzo tentativo invece è la candela che andremo a realizzare oggi in questo video, che mi è venuta sicuramente meglio delle altre, ma che è molto molto speciale. Non vi dico subito che cosa di particolare questa candela, ma appunto lo scoprirete pian piano guardando il video. Per realizzare queste candele qui ho scelto degli stampi in silicone e più precisamente sono questi stampi qua. Questi stampi in silicone in particolare hanno due misure diverse, una un po' più grande e una un po' più piccola. Vi aiutano un sacco per quanto riguarda la creazione delle candele perché vi facilitano il lavoro, essendo in silicone sono anche molto semplici e molto pratiche da utilizzare e anche da pulire. Un set di due stampi che ho trovato sul sito di BBCraft. Già vi ho parlato di questo sito più volte perché è un sito con cui io mi trovo molto molto bene perché all'interno c'è davvero di tutto, qualsiasi sia il vostro hobby, sicuramente qualcosa che vi piace lì dentro lo trovate. È un sito che si occupa moltissimo di gioielli fai da te, quindi è molto molto fornita per quanto riguarda perline, fili, fil di ferro, fili elastici, ciondoli, catenelle di tutti i tipi. Trovate materiali per i gioielli, stampi in silicone, tutto per lo scrapbook, stencil, ricamo cucito. Ultimamente ho notato anche che c'è la sezione per quanto riguarda i contenitori vuoti per i prodotti cosmetici, quindi anche quelli che sono difficili da trovare lì ci sono, e il sito propone sempre molti sconti, molte offerte in base al periodo dell'anno. Insomma, per esempio, adesso ci sono delle offerte per quanto riguarda i ciondoli, perline di vetro, i fili di ferro e altre categorie che comunque sono sempre in continuo aggiornamento. Inoltre, ho per voi il mio codice sconto che è Selena10, che potete utilizzare appunto sui vostri ordini, ma come sempre vi lascio giù scritto tutto nell'info box insieme al link dello shop e degli stampi in silicone che utilizzo io. Io ho scelto questi che sono molto semplici, molto regolari, ma all'interno dello shop ci sono di quegli stampi per candele che sono davvero bellissimi e molto particolari e che mi sono pentita di non aver preso. Comunque è arrivato il momento di cominciare con il progettino fai da te, quindi cominciamo. Dunque, come prima cosa devo sciogliere la cera, quindi metto sul fuoco un pentolino al quale aggiungo anche dell'acqua e poi metto a sciogliere a bagnomaria la mia cera. Il primo vasetto ha della cera rosa, poi sciolgo in un secondo vasetto anche della cera rossa per fare delle gradazioni di colore. Intanto che aspetto che la cera si sciolga, ungo il mio stampo in silicone con una goccina di olio, così da facilitarmi poi quando dovrò far uscire la candela una volta che si è raffreddata completamente. Ed ora comincio con la prima gradazione di colore, che non la voglio completamente rossa, quindi aggiungo un po' di rosa in modo da farla diventare un rosa piuttosto intenso. Mescolo bene i due colori e poi
incomincio a versare la cera all'interno del mio stampino in silicone. Non la uso tutta, solo una piccola parte che mi servirà semplicemente per creare il primo disegno sul fondo della candela, e per farlo semplicemente piego lo stampo in silicone prima un po' a destra e poi un po' a sinistra, in modo da creare questa sorta di onde all'interno dello stampo, appunto. E ripeto lo stesso procedimento più volte in modo da realizzare uno strato piuttosto spesso con questo disegno. Attendo che la cera sia completamente raffreddata e poi continuo con il passaggio successivo. Ora nella cera che mi è avanzata aggiungo ancora un po' di rosa. In questo modo andrò a realizzare una seconda sfumatura di rosa un po' più chiaro rispetto alla prima che ho utilizzato, e anche questa vado a versarla ovviamente nello stampo. Poi aggiungo lo stoppino che prima mi ero dimenticata di mettere, e lo faccio appoggiare bene bene sul fondo dello stampo, e successivamente ripeto lo stesso procedimento che ho utilizzato con la cera più scura, creando anche con questo ovviamente delle onde colorate sulla superficie, sui lati del mio stampo in silicone, sempre andando a piegare ovviamente lo stampo un po' a destra e un po' a sinistra. Come vedete io utilizzo una ciotola con dell'acqua ghiacciata dentro, in modo da velocizzare il procedimento, dato che stavo registrando, ma non è assolutamente necessario utilizzarla, basta avere un po' di pazienza. E anche qui ripeto il procedimento più volte, in modo che il disegno delle onde sia piuttosto spesso. Ultimo passaggio, dal momento che sul fondo della mia cera rosa erano rimasti dei rimasugli di cenere, scaldo un colino sull'acqua bollente dove sto scaldando anche la cera, lo asciugo bene bene dall'acqua e lo utilizzo per versare l'ultimo strato di cera, quello più chiaro. In questo modo i rimasugli rimarranno nel colino e io utilizzerò nella candela soltanto la cera pulita. Ultimo strato, questo ultimo strato lo realizzerò in bianco, quindi avrò in questo modo avrò una sfumatura completa dal un rosa intenso fino al bianco. Nel frattempo che aspetto che questa cera si sciolga, preparo un fogliettino di carta rotondo con il diametro leggermente più piccolo rispetto a quello della mia candela, e scrivo su questo foglietto un messaggio che poi nasconderò all'interno della candela. Ho realizzato anche un foro al centro, in questo modo riesco a fare passare lo stoppino. E ora non mi resta che versare l'ultimo strato di cera, che mi servirà sia per nascondere il messaggio che per riempire completamente lo stampo in silicone. Non mi resta che aspettare che la candela sia completamente raffreddata. Io utilizzo un pennarello per tenere dritto lo stoppino in modo che rimanga perfettamente al centro, e ora che la candela è completamente solidificata vado pian pianino a rimuoverla dallo stampo. Grazie all'olio il procedimento sarà un po' più semplice, ed infine come ultimo passaggio non mi resta che tagliare lo stoppino in eccesso. E niente, questo qui è il risultato finale. Direi che come prime prove non è venuto malissimo, ma soprattutto l'idea che nasconda un messaggio all'interno, secondo me, è molto molto bella e carina l'idea. Adesso andiamo anche ad accenderla insieme, così vediamo insomma cosa succede quando si accende la candela, come viene svelato il messaggio. E sì, direi che come risultato, per essere una delle prime volte, non è venuto male, non è neanche venuto esattamente come volevo io, ma devo sperimentare ancora un po' con la cera. Fatemi sapere secondo voi come è venuto il risultato finale, datemi un voto sotto, datemi dei consigli se già utilizzate la cera, se già la conoscete, insomma se avete qualche dritta da darmi. E niente, con questo è tutto. Io vi ricordo che trovate i link dello shop e di questo stampo in silicone giù nell'info box, insieme al mio codice sconto e a tutte le informazioni che vi possono tornare utili. Io smetto di parlare, adesso tocca a voi. Se volete vedere altri esperimenti, altre idee con la cera, con le candele, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. E se vi va condividete il video. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!